portata avanti, quindi gli obiettivi, come quindi contribuisce nel campo dell'accoglienza. Allora, per presentare l'associazione direi che l'associazione è stata pensata inizialmente 4 anni fa come sostegno personale a tutti i migranti che non avevano la possibilità di essere inseriti in centro d'accoglienza, quindi migranti e stranieri tendenzialmente senza fissa dimora, che non avevano possibilità di avere servizi. Quindi in realtà l'osservatorio giuridico, perché è formato a gran parte da avvocati, per questa ragione, è stato pensato per offrire servizi ulteriori a persone che non avevano la possibilità, al di là del primo intervento proprio per quanto riguarda altro genere di servizi, informativa giuridica sui diritti che potevano azionare, pur non avendo un sostegno di un centro d'accoglienza, perché è in strada e fuori dal sistema accoglienza. Ecco, l'idea della nascita dell'osservatorio è questa. Messa in pratica dallo sportello vero e proprio, in realtà è proprio la rappresentazione dell'idea, che non è in realtà una grande novità, nel senso che io provengo da Milano e a Milano questa rappresentazione dell'associazione con sportelli in strada è una realtà diffusissima. A Como mancava molto, anzi in realtà non ce n'è. Pertanto l'osservatorio ne ha messo in campo uno, organizzando uno sportello bisettimanale, quindi 2 volte alla settimana, il pomeriggio, orario fino a che c'era necessità, quindi in realtà senza orario, con avvocati che fanno i turni in maniera del tutto gratuita, ovviamente, dedicano il proprio tempo a fare gli avvocati per questi ragazzi che ne hanno bisogno, e anche con la collaborazione di volontari, operatori, chiunque eventualmente voglia dedicare il proprio tempo a questo, mediatori, anche interpreti che magari lavorano già in centro d'accoglienza e vengono a darci sostegno allo sportello. Insomma, in realtà l'attività umana è diversa e tanta, non è solo quella degli avvocati. E l'abbiamo messa in campo, direi 4 anni fa, per provare. Adesso siamo strutturati, perché lo facciamo tramite un'associazione vera e propria, quindi siamo strutturati e funziona, nel senso che funziona principalmente per tutti i ragazzi che sono fuori dal sistema accoglienza, quindi tutti i ragazzi che si possono vedere dormire in strada a Como, e non solo in realtà in città di Como, anche fuori, ma in realtà siamo un supporto per tantissime altre associazioni della rete di gravi marginalità. Perché tutti i ragazzi eventualmente inseriti nei dormitori Caritas, che non sono centri d'accoglienza, per cui che danno eventualmente un letto, un ticket pasto ai ragazzi, piuttosto che i veri e propri centri d'accoglienza, piuttosto che i comuni e le prefetture e le questure, ci fanno riferimento a noi eventualmente per tutte le pratiche per questi ragazzi. Quindi lo sportello si è strutturato molto bene in questi anni. In realtà l'obiettivo è di farlo diventare ancora più grande, eh. Servono mani, servono teste, questo sì, però moltissimi degli obiettivi iniziali di 4 anni fa, dove obiettivamente non c'era niente, c'erano solo tantissimi ragazzi alla stazione San Giovanni che avevano bisogno di una mano, a quello che abbiamo adesso è stato veramente fatto tantissimo, a mio parere. Ecco. La nostra associazione poi collaborativamente con tante della rete del tavolo della marginalità che si incontra in comune. Quindi tutta la rete delle associazioni del terzo settore, che quindi si occupa di questo settore qui, che sono quelli dei servizi mensa, dei servizi di distribuzione eventualmente coperte senza fissa dimora, piuttosto che il sostegno alle donne vittime di disagio sociale, tutta una serie di associazioni che partecipa al tavolo. Abbiamo una buona collaborazione, funziona, può essere migliore sotto certi aspetti sicuramente, però funziona anche quello. Cioè, voi